Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Come forse qualcuno di voi già saprà, è stato annunciato dopo le 3 di Nintendo nella giornata di ieri, finalmente un titolo ufficiale della serie principale Pokémon presente solo ed esclusivamente su Nintendo Switch. Ovviamente di questo titolo non sappiamo il nome né altro, sappiamo solo che è in sviluppo già da adesso e che probabilmente uscirà nel 2018, io azzarderei quasi 2019, visto comunque che è una nuova console e secondo me il titolo richiederà un restarting da zero, insomma sarà complicato. Secondo me questo gioco uscirà nel 2019, ma non è tanto questo il passaggio fondamentale quanto quello che sancisce definitivamente il passaggio per l'appunto tra 3DS e Nintendo Switch per quanto riguarda la saga principale Pokémon e quindi molto probabilmente anche per l'intero brand Pokémon. Come successe difatti ai tempi per Nero 2 e Bianco 2, Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna andranno a sancire definitivamente questo passaggio tra 3DS e Nintendo Switch come Nero 2 e Bianco 2 fecero per DS Lite e 3DS. Questo passaggio è fondamentale secondo me ed era richiesto in generale dal mercato videoludico in quanto Nintendo è sempre stata molto più indietro rispetto a Sony e Microsoft e quindi rispetto a PlayStation e Xbox per il fatto che la console principale di Nintendo era una console portatile e quindi a livello di grafiche, a livello di memoria della console, fate conto che Pokémon Sole e Luna laggavano, quindi immaginate un po' voi, Nintendo era clamorosamente indietro. Il passaggio su Nintendo Switch, ragazzi, è un passaggio che andava assolutamente fatto per permettere a Nintendo anche solo di competere, secondo me, con queste due potenze videoludiche. Il passaggio del brand Pokémon da una console portatile a una console fissa, che poi può diventare anche portatile, ma comunque una console fissa come Switch, potrà dare ai giochi Pokémon un'impronta molto più ampia e creare uno sviluppo che neanche ci immaginiamo che in confronto il passaggio tra Nero 2 e Bianco 2 e XY ci sembrerà nullo. Secondo me Switch avrà una dimensione allucinante per quanto riguarda ciò che può contenere il gioco che viene supportato da Switch e per me potremo vedere un'ottava generazione, perché a sto punto direi che sarà un'ottava generazione, spettacolare, ma davvero spettacolare, cioè una roba fantastica con grafiche assurde, cose che in questo momento non potremmo neanche concepire, cioè se le mettessimo nel 3DS il gioco esploderebbe per intenderci. Io veramente non vedo l'ora. È anche vero, ragazzi, che dispiace anche a me e soprattutto dispiace al mio portafoglio che già è scappato, non lo trovo più, perché ovviamente Switch costa come qualsiasi altra nuova console, ma ragazzi è la tecnologia che costa, è il mondo che va avanti. Di certo non si può fare come alcuni disperati perché dicono che Nintendo è stronza perché mette Switch e ti fa pagare più soldi. Raga, è il progresso tecnologico, serve perché altrimenti non si va avanti e il brand Pokémon morirebbe. Come ha detto qualcuno su Facebook, e si tratta di uno youtuber se non sbaglio, ora non mi ricordo chi era, ma semplicemente non si può andare a dire a Nintendo di non fare nuove console perché i fan spendono soldi. Nessuno si può lamentare di questa cosa perché non stiamo parlando del pane, non stiamo parlando di un bene primario, stiamo parlando di giochi e i giochi costano e se te li puoi permettere li prendi, altrimenti non li prendi. Io stesso sinceramente non so fra 1-2 anni quanta voglia io posso avere di spendere 350 euro tra Switch e gioco, perché molto molto probabilmente avrò altri cazzi a cui pensare. Però è anche vero che il brand Pokémon non può continuare sempre sulla stessa console, ma deve sicuramente andare oltre. E Switch, secondo me, è la scelta migliore, in quanto può essere sia fissa che portatile, e in quanto console fissa potrebbe avere una gran memoria per permettere uno sviluppo dei giochi molto molto ampio e sicuramente che darà al brand Pokémon un'ulteriore spinta per raggiungere i migliori in assoluto, come se già non lo fosse, tra l'altro. Immaginate dunque Pokémon con un'ulteriore spinta grafica che cosa potrebbe andare a creare. È già uno dei brand più conosciuti al mondo. Se poi riuscisse a creare un gioco con una grafica allucinante, pensate quanta gente potrebbe attrarre, insomma, tutti quei maniaci dalla grafica, i giocatori di PlayStation e Xbox che stanno lì a lamentarsi di Nintendo perché c'avete le grafiche di merda. Un pochino ci hanno ragione. Detto ciò, questo era il mio pensiero sul ormai quasi certo passaggio
di Nintendo da 3DS a Switch. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto o meno, e vedremo di creare una discussione qua sotto nei commenti. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, mi scuso per l'illuminazione ma sono le 10.43 di mattina e sapete che 10.43 di mattina non posso prendere il sol, chiamare sul galeo così e mi gira il sole, purtroppo va così. Detto ciò, vi invito anche a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto e se volete vederne altri, a premere la campanella qui sotto per rimanere sempre aggiornati sui feed e a passare dai social per invece rimanere costantemente collegati alla mia persona, soprattutto al gruppo Telegram, perché lì parliamo sempre di cose molto belle anche con altri youtuber. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.